Per un po' non successe niente, tranne il gusto di immaginare le proprie abitudini e le proprie comodità. Non c'è niente di più impegnativo di mettersi la scrivania al posto giusto, che è uno solo, lo so. 2 giorni ci vuole, però si gode. Ecco, ora è perfetta, viene proprio voglia di sedersi. C'è un piccolo particolare, mi ero accorto anche ieri. Si intravede un angolo del soggiorno della casa accanto. Nevrotico come sono, questo mi dà un attimo di dispiacere. Meno male che ora poco a poco il buio si prende tutto. Era quasi sera e il mio vicino sedeva di schiena, o perlomeno si suppone sedesse di schiena. In realtà non si vedeva affatto, anche perché la stanza buia era rischiarata a intermittenza solo dalla luce fluorescente della televisione. Sarebbe una abat-jour moderna se non avesse il volume. E bravo colonnello, tienila un po' più alta, così la sento anch'io. L'ho visto il Mazzolini, bel tipo, è fatto come un colonnello, anziano ma dritto come un grattacielo. Che salute, che vecchiaia invidiabile. Si comprano una bella casetta un po' fuori. Nessuno ama la pace come i colonnelli. Li ho sempre visti finire nei giardini, nei roseti. Mica muoiono in battaglia, mai. Lui si cura il suo prato, le sue piantine. A lui viene tutto benissimo. C'ha delle rose enormi. E il gallo? Una statua. Mi assomiglia un po'. Anche più maestoso. Mi ricordo che la prima volta che lo vidi se ne stava dritto impettito sopra il muretto con la sua cresta rossa. Una via di mezzo tra il colonnello Mazzolini e Giuseppe Garibaldi. Ma questo cos'è? Non è la televisione. Ancora una volta avevo sentito il solito rumore. Qui c'è qualcuno che ci cammina sopra la testa, ma sono mica paranoico. Voglio chiedere al colonnello se ha sentito. Ma cosa vuoi che senta? Piro, 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 piro. Lui si coccola le sue galline, poi prende il tegamino, un velo di burro, si cuoce 2 ovine, la sua poltrona, appena un po' di fluorescenza televisiva, magica. Ognuno ha l'infinito che si merita. Ma tutto questo non aveva importanza per la mia storia, o meglio ne aveva. Però se un giorno io dovessi dire la verità su quella sera, dovrei ammettere che non ce l'avevo affatto col colonnello Mazzolini. In quel momento non sopportavo che anche in questa casa, che avevo chiamato oasi, non sopportavo l'idea che tutto quello che avevo buttato fuori dalla porta mi rientrasse dalla finestra. Se domani uno dovesse dare un nome a questo nostro tempo, sì, un capitolo, come fanno gli storici, che ne so, il romanticismo, la rivoluzione francese, sì, un titolo chiaro. Non dovrebbero chiamarlo né socialismo, né decadenza o post-capitalismo. Forse la definizione più giusta sarebbe la volgarità. La volgarità di tutto e di tutti. Io ero venuto qui da solo, senza radio, senza giornali, senza televisione, ingenuità forse, e mi ritrovo addosso in un attimo tutto quello da cui ero scappato, o meglio, da dove credevo di essere scappato. È bastato niente, quella finestra, quella fluorescenza, un simbolo per carità, magico l'ho chiamato. Forse ipnotico anche, un caleidoscopio, no, una lente d'ingrandimento del tutto. La volgarità degli oggetti, delle parole, la volgarità delle facce, dei vestiti, delle risate, la volgarità degli uomini politici, degli intellettuali, dei cantanti, del successo, la volgarità del mondo intero, certo, tutto dentro nel tubo, nella scatola, sì, la fluorescenza, tutta la volgarità del mondo, minuto per minuto. È per questo che uno scappa da tutto, perché senti che ti fa male, male fisico,
fa male dentro e diventi più brutto, più cattivo e non te ne accorgi, perché ormai è la tua vita, è la normalità. Perché la volgarità è in tutti, la volgarità dei giornalisti, la volgarità dello scoop, dell'informazione, la volgarità dei presentatori col pubblico che applaude, che ride, che partecipa, e i bambini che telefonano, che giocano, e i gettoni d'oro, i biscottini, i profilattici, di più, sempre di più, niente, te ne stai lì inchiodato, istupidito, ipnotizzato anche, la fluorescenza, sì, la fluorescenza, è lei che va a venire il cancro, ce l'ho addosso, ce l'abbiamo addosso, e se ne parla anche invece di vergognarsi. Si discute, questo è meglio, questo è peggio, zitto, zitto, basta, bisognerebbe urlare dentro la propria testa, urlare dentro la propria testa, urlare dentro la propria testa. Probabilmente quella sera lì, no, anzi, certamente quella sera lì avevo esagerato. Mi era andato proprio, come si dice, il sangue alla testa. Ero rosso, accaldato, gonfio e un po' stupido. La fluorescenza, ma la televisione è un oggetto, è un uomo padrone di sé. Se vuole, la spegne. Prende un bel libro. Ma quale libro? Quando sei dentro a quella roba lì, ci sei dentro. Non esiste altro. Me ne andai a letto con questi pensieri, ma ero un po' confuso. Mi ricordo che un attimo prima di addormentarmi pensai che avevo fatto male a non portare qui la televisione. Sulla strada della degradazione è molto meglio un bel telequiz che la montagna incantata di Thomas Mann.